Siamo alla ciclofficina di Fabrizio Brunetti a Cerenova e facciamo adesso una riparazione di una bicicletta con ruota che ha camera d'aria per vedere come praticamente si procede alla, all'operazione di sostituzione. Ok. Supponiamo chiaramente se siamo fuori a fare un'escursione questa cosa non la potremo mai fare, però la cosa importante è che capiamo come dobbiamo mettere, dove dobbiamo mettere le mani. Ok, tiriamo giù la ruota. Vai. Tiriamo giù la ruota. Prendiamo due cacciagomme. Due cacciagomme. E andiamo ad aprire il copertone. Basta tirare fuori la prima spalla, poi piano piano con la mano lo andiamo ad aprire. Chiudiamo il tappino, la rondella, se c'è. Ok, perfetto. E tiriamo fuori la camera d'aria bucata. Ecco qua, perfetto. Dopodiché diamo un'occhiata dentro se ci fosse qualcosa, sì. Uno spino, un vetro, qualsiasi cosa. Quindi passiamo la mano all'interno, sì, del facendo copertore. Attenzione perché ci possono, sì, ci potrebbe essere qualche spina che abbiamo preso mentre facciamo la nostra passeggiata. Cosa importante, ci sgarriamo una mano, facciamolo vedere, abbiamo sganciato il freno davanti, che è su questo ponticello qui, eccolo qua. Per quanto okay. riguarda i freni col V-brake, che hanno sì. attacchetti, invece avevamo un freno a disco, attacchetti. La ruota scende e lì dobbiamo fare attenzione a non pinzare perché sennò le pasticche del freno... Sì, ok, perfetto, va bene. Ok. Fuori escono dalla pinza. Benissimo. Allora, prima di rimontarlo... Quindi se abbiamo il freno a disco, per intenderci, non dobbiamo tirare il freno. Esatto, se possiamo evitare di tirare il freno perché poi riescono le pasticche e dopo non ci rientra più il disco dentro. Ok. Bisogna allargarle con un attrezzo di fortuna che possa cacciare qualsiasi cosa perché okay. dobbiamo rimandare dentro. Essendo idraulico, quelli escono con i pompanti. Ah, ok. Qui invece non abbiamo problema, una volta sganciato possiamo pure frenare, non è tutto c'è così. Problema, vedi? Per esempio, quindi cose da tenere in considerazione. Quindi andiamo adesso a gonfiare. Possiamo dire anche con un freno a disco. Perfetto, noi adesso stiamo facendo la sostituzione della camera d'aria completamente. Sì. Quindi adesso senza che chiaramente non la, ovviamente per questione di praticità, non è che ci mettiamo a riparare la camera d'aria, ne portiamo una di scorta appresso. La cambiamo e la cambiamo direttamente. La ripariamo a casa, cioè, insomma, e questa qua ce la ripareremo con tutta tranquillità. Con le tip top, le classiche tip top. Allora, qui capita tante volte quando stanno ferme c'è sempre da dare un cicchettino più alla valvola perché si può bloccare. Allora sì. l'aria non entra, siamo lì. Okay. Con la pompa è dura ma non si gonfia, questo, sì. come in questo caso. Per cui ci attacchiamo il tappino, diamo un cicchettino e sblocchiamo la valvola. Infatti adesso vedrete che si gonfia, prima invece non si gonfiava. Ok, perfetto. Ovviamente non avremo questa pompa ma avremo una di quelle pompe che abbiamo già visto prima. Una pompetta portatile che possiamo tenere in un sacchetto. Tranquillamente. O un erogatore di CO2. O un erogatore di CO2. Dipende da quello come rimaniamo più comodi noi, insomma. Adesso la andiamo a ricomporre, diciamo, no? Mettiamo innanzitutto la valvola dentro il buco. Okay. Poi la stendiamo per bene dentro. Ok. Gioco quasi fatto, poi la andiamo a rimettere tutta con le mani perché ok, quindi rimettiamo praticamente, come si chiama tecnicamente questa parte qui? Questo si chiama il bordo del copertone. Ok, è il bordo del copertone, perfetto, semplice. Ok, che deve essere rimesso a mano nel cerchione. A mano, perché se lo rimettiamo col cacciacopertone rischiamo da ripizzicare nuovamente la camera d'aria. Quindi, invece, questo è importante. Avendo okay. dato una gonfiatina, quella tanto già va dentro. E si sistema. Il copertone. Ok. E poi però lo rimettiamo, se no lo stendiamo bene il copertone. Eccolo qua. Cioè partiamo da qui, lo mandiamo dentro da qui. Sì. E noi diventerà un gioco da ragazzi rimetterlo dentro. Sì. Entra da solo, vuol dire che entra da solo. Perfetto,
Ok, di qua e controlliamo anche dall'altro lato se è tutto a posto, no? Tutto è entrato bene. Dopodiché la mandiamo dentro. Sì. Mettiamo questo cicchettino qui per mandarlo bene dentro i bordi, i talloni del copertone. E rimettiamo la rondellina. La rondellina, se c'è, possiamo anche non trovarla, eh? Ci sono dei tipi di valvola che non hanno la rondellina. Ok. A questo punto sostituiamo la nostra. Ok. Rimettiamo, la gonfiamo. Sì. Ok. Controlliamo che il bordo esce, sennò sì. La ruota ci deve essere bene il bordo dal cerchio, sì, del copertone, ci fa un effetto saltellante, come se saltella la sentiamo la luce saltellare. Davanti va bene anche a 2 atmosfere, dietro lo possiamo mettere a 2,5. Okay. Mai oltre i 2,5 perché dopo diventa troppo rigida. Ok, va già bene. Tu senti quanto è. È dura, sì, diciamo che è troppo poi anche pure. Ok. Avvitiamo la valvolina. Okay. Ok. A posto. Mettiamo il tappino. E il gioco è fatto. Ok, rimontiamo, la facciamo vedere come si rimonta. La mettiamo sotto. Tranquillamente. Una stretta deve essere una stretta normale, perché tanto la non uscirà mai la ruota da. C'ha due dentini qui sulla forcella che anche se è lenta, anche se questo galletto ci si allenta, non uscirà mai. Ok. Per cui siamo tranquilli, la ruota non si stacca. Per cui una stretta normale. Normale e via. Riagganciamo l'archetto. L'archetto. Ok. Andiamo una piazza di. Okay. Tutta la mano non sia frenata, che tutto sia ok. Ok, perfetto. Se fosse capitato di dietro. Se fosse capitato dietro, facciamo vedere la capitato dietro. Che cos'è che dovevamo stare attenti? Ci mettiamo dalla parte posteriore, okay, e lavoriamo dietro. Oh. Io me la metto, siamo qui, la mettiamo sul cavalletto, ma va sicuro che per terra è ancora più facile mettere la ruota, eh? Ok, la cosa. Allora, facciamo così, per sganciare la ruota. Scarichiamo tutto il cambio. Quindi scaricare significa portarlo sull'ultimo, chiamiamolo ultimo, nel senso è il rocchetto più piccolo, via. Esatto, più piccolo dietro e il più grande davanti. E il più grande davanti. Ok, quindi praticamente mettiamo la catena in questa posizione, dopodiché sganciamo sempre l'archetto del freno. Ok. Allentiamo il nostro galletto davanti. Tiriamo giù la ruota facendo questo movimento. Eccolo qua, guardiamo, facciamolo vedere. Questo è importantissimo. Prendendo il cambio così e tiriamo indietro. Ok. E poi lo andremo a rimontare così. Facciamo tutto il nostro intervento. Sì. Come e abbiamo fatto quando la cosa. Quindi una volta che è riparata, che facciamo? Come la rimettiamo? La rimettiamo così, prendiamo il cambio come lo prendo io. Esatto. Ok. Così si tira la catena. Okay. Quando la vado a mettere sull'ultimo ingranaggio. Sì. È facilissimo, mi entra da solo. Ok, o quasi. Ok. Comunque è andata bene. Quindi ristringiamo. Quanto devo stringere? Perché magari. Sempre normale, non ci dobbiamo perdere la ruota, ma anche che dobbiamo. Vabbè, insomma, comunque sia, è una cosa che constatiamo. Se stringiamo fortissimo, andiamo quasi a piegare l'asse, la ruota. Non scorrerebbe bene. Ok. Mm. Va bene. Ecco, rifacciamo vedere questo movimento qui. Eccolo qua, sì. Semplicissimo, così la catena si allenta. Se invece tiro il cambio così la catena si tira, allora io la posiziono sull'ultimo rapporto. Entra, perfetto. Da sola, o quasi. Ok. Questo per i ragazzi della scuola, no? Sì, è ovvio che nelle bici di vecchia concezione che non hanno il perno, lo sgancio rapido, bisogna portarsi una chiave perché chiaramente troveranno il bullone. Esatto. È una chiave da 15. Solitamente è una chiave da 15. Questa è sempre una chiave da 15, misura da 15. Ok, va bene. Riattacco sempre l'archetto. Riattacchiamo l'archetto come abbiamo fatto per il freno davanti. E il gioco è a posto. Mm. Ok. Va bene. Ok. E uguale. Adesso vediamo invece una ruota tubeless, ok? Una tubeless, ok? Quindi tubeless intendiamo senza camera d'aria. Vediamo un po'. Ah, questa è una ruota tubeless che adesso Fabrizio sta smontando.
Oh, la ruota tubeless, diciamolo, ha un cerchione che è differente dalla ruota con camera d'aria normale. Ok. Allora, è tutto differente. È differente sia il copertone... Sì. Che il cerchio. Quindi sia il copertone che il cerchio. Perché? Com'è sto cerchio e com'è il copertone? Allora, la differenza è questa. I copertoni tubeless, a parte che hanno una carcassa con trecci di fili dentro, e poi non è rigido, ma è... Vedete com'è la differenza di un copertone con camera d'aria che non lo pieghi perché c'ha un fin di ferro dentro. Sì, ok. Il copertone tubeless c'ha un bordino pieghevole. Morbido. Più morbido. Ok, perfetto. Poi, come diciamo, la gomma è cassonata a più intrecci, più TP, più intrecci di cavi, di corde dentro. Stiamo parlando del copertone. Del copertone, sì. Stiamo parlando del copertone, cioè un copertone quindi più resistente. Più resistente, perché apposta viene montato senza la camera d'aria. Senza la camera d'aria. Lo vedete che non ha camera d'aria questo, no? Non ce l'ha. Non c'ha camera d'aria. Ecco, perfetto. Senza camera d'aria. E poi anche il cerchio è differente. Oh, c'è bisogno di un mastice per agganciare? No. No. Questo entra direttamente nel questo cerchione. Entra, si gonfia. Ok. Oh, questo mastice che si vede in realtà è il mastice del liquido che mettiamo. Che si mette. È un liquido questo... di prevenzione. Esatto, se si fa un piccolo foro, in automatico il liquido va a riparare, quindi a otturare il foro provocato da una spina, da qualsiasi cosa, insomma, possiamo incontrare lungo la strada. Se invece facciamo un buco un po' più grande, c'è serve quel kit che abbiamo fatto vedere. Se invece poi sgariamo proprio il copertone, ci dobbiamo portare la camera d'aria per cercare di... Quindi la camera d'aria va sempre portata. Sempre. Comunque, sia che abbiamo i tubeless, che abbiamo chiaramente la ruota con camera d'aria. Va bene, ok. Quindi questo è il procedimento. Facciamo quando mettiamo il liquido. Ok, vediamo. La funzione dei tubeless è che ogni tanto ce l'ha messa... Ecco, spieghiamola bene questa cosa. Allora, questo è quel famoso liquido che parlavamo, che ripara... Sì. Spinette, vetrini, piccole forature. Ok. Questo dopo un po' si secca. Ok. Per cui dobbiamo far manutenzione, dobbiamo rimetterlo dentro. Ok. In questo caso mo è secco, allora, seccato. Procediamo. Ecco, in questo momento Fabrizio sta... Io perché mo c'ho il copertone aperto, se no lo possiamo mettere anche qui dalla valvola, perché la valvola del tubeless si svita con... questa chiavetta, eccola qua, e col valvolino. Questi valvolini ogni tanto vanno cambiati perché sta colla che ci va dentro ce li attappa e non ce li fa, okay, non ce li fa più gonfiare, oppure si possono smontare e pulire, okay. Okay. Ok, quindi praticamente al contrario della camera d'aria ha un momentino un accorgimento in più, che io se io esco con una ruota che è latticizzata, queste si chiamano chiamate latticizzate, dobbiamo portare questo strumento qui e quello lì anche, no? Mi dicendo. Sì, no, questo si può anche non portare, questo serve solo per fare manutenzione. Ah, ok, allora, spieghiamola meglio questa cosa. Allora, praticamente se io praticamente devo sostituire, ipotesi, c'è un buco grosso, eccetera, che non riesce praticamente il liquido a riparare, come faccio per tornare a casa e metterci quindi la camera d'aria? Provo con uno di quei tamponcini che stanno nel kit tubeless. Sì. Se poi è grande, svito la valvola tubeless, ecco. Il copertore, svito la valvola tubeless e monto una camera d'aria. Quindi la valvola tubeless si può tranquillamente smontare a mano. Sì, si toglie la ghieretta. Come praticamente quello che avevamo visto precedentemente. La valvola tubeless. Eccola qua, questo è un gommino che quando lo stringo ho presa nel cerchio e non fa sfiatare. Ok, benissimo. È tutta lì la differenza. Tutta qui la differenza. Va bene. Ok, quindi adesso stiamo mettendo, tanto procediamo, abbiamo messo il liquido dentro, lo ritiriamo. Sì, quindi non ne va messo tantissimo, un pochino. Un 60 grammi, così. Ok. L'unica cosa che per quanto riguarda i tubeless serve per forza un compressore, perché con la pompa non ce la facciamo a rigonfiarli. Ok, quindi serve per fare il famoso CO2. Esatto. Ok. Ti dà una spinta maggiore della pompa, vedi? Ok. Questi botti che sentite, questo è il cerchio che sta lì. Ok.
Ok. Un po' guidato, metto la valvola che abbiamo visto, la stringo con la chiavetta. E il gioco è fatto. Ok, rifacciamolo rivedere questa operazione che hai fatto. Quindi nella fattispecie allentiamo qui. Chissà, il valvolino, la valvola resta sempre agganciata sul cerchio. Cosa importante, ogni tanto diamo un'occhiata a questo se si svita e si avvita, perché se siamo in mezzo al bosco e questo non ci si svita, sì, perché si è bloccato con la colla, okay, del lattice e altro, rimaniamo là, cioè, okay, serve una pinza, delle volte serve una pinza per svitarlo, quando è troppo tempo che sta fermo, perché ogni tanto lo controlliamo. Sì. Ecco, il gioco è questo qua, il valvolino. Valvolina. Mettiamo il valvolino, lo chiudiamo con questa, okay, chiavettina. Prendiamo una stertina, ok. Tira normale e via. E via, va bene. Ok, a posto. E dopodiché, sì, dopodiché, niente, il montaggio, questa è la ruota posteriore, chiaramente si ricalca lo stesso movimento che abbiamo fatto vedere prima con la ruota. Abbiamo fatto un'infarinata per... Sì, ok, va bene. Ecco, facciamo vedere una particolarità. Abbiamo messo praticamente il liquido e come vedete adesso il liquido va a riparare, ok, la fuoriuscita, cioè il buco che praticamente era stato fatto. Così è un buco che facciamo con la ruota andando passeggiando, certo, che può capitare. Quando noi siamo su... Questo è quello che succede. Vedete, il liquido fuoriesce dal buco, esatto, e praticamente va a autoriparare questa cosa. In questo caso questa è una gomma... Il buco è un po' più considerevole, quindi qui però... No, questo è un buchino che il lattice ripara tranquillamente. Ok. Adesso non facciamo testo qua, perché quando siamo... Sì. Stiamo camminando, che succede? Che questa colla... Sì. Insieme alla polvere e alla terra che raccoglie per terra... Sì. Fa una toppa. Ok. Una toppa di colla e terra e fango, qualsiasi, okay, cosa. Foglie. Per cui si ripara anche prima. Ok. Va bene. Capito? Ok. Quindi questo praticamente poi da solo si... Niente, questo con la pressione dell'aria interna e l'adesione tra le due gomme, cioè con la gomma in automatico fa reazione e quindi fa questa toppa, crea, sì, questa toppa, perché altrimenti il liquido, vedete che è a è libero, cioè non è che è contenuto in un contenitore particolare. È a pressione e a temperatura ambiente. Il liquido, quindi, gira dentro con noi, gira con, ecco, esatto. Il liquido, quindi, esattamente, gira insieme alla ruota stessa. Al momento che c'è una foratura, fuoriesce e ripara il buco. Tutto qua. Questo è quello che succede. È pratico perché noi praticamente se il buchetto è piccolo, noi possiamo tranquillamente continuare a camminare senza fermarci. Sì, come ti ripeto. Sullo strato si ripara ancora meglio, perché questa colla fa mappa con la terra eccetera, o ciò che raccoglie, esatto, per cui ci si ripara prima. Ok, a meno che non prendiamo un altro non prendiamo un altro spinone che ci fa un altro buco, però il concetto è questo, va bene. Ok, a posto. Ok, adesso facciamo vedere una cosa importante. No, rifacciamo della falsa maglia, perché sennò la gente non se ne rende conto. Sì. Allora, tutte le catene, la maggior parte delle catene, hanno tutte la falsa maglia. Che cos'è la falsa maglia? Facciamola vedere. La falsa maglia è una maglia di giunzione della catena. Ok, no, falla vedere unita. Ok. Ecco. Che è questa? Questa è quella. Riconoscete dalle altre perché ha questa particolarità, la vedete? Cioè si può sganciare. Si può sganciare, ok, sì, perfetto. Facciamo vedere. La prendiamo. E sganciamo. Ok, allora questa operazione, chiaramente, di sganciare la falsa maglia, se io sono per strada e quindi non ho i tuoi attrezzi, come la sgancio? Allora, diciamo che siamo nel bosco e rompiamo la catena e abbiamo tutto il kit appresso, sì, quello che abbiamo fatto vedere, lo smaglia catena, che è questo, uno smaglia catena d'officina, che lo smaglia catena professionale, però facciamolo vedere, era questo qui. Eccolo qua, è questo qui, questo è lo smaglia catena che portiamo noi appresso, che ci permette di sostituire una maglia che si è rotta, facciamo un esempio, e quindi di operare sulla catena. Sì, senza di questo è un po' veramente complicato
anzi quasi impossibile, riuscire a riparare la catena. Esatto. Diciamo, allora rompiamo la catena. Sì. Per aggiuntarla con la falsa maglia, sì, abbiamo bisogno di due capi maschi. Sì. Per cui se noi abbiamo un maschio e una femmina, la falsa maglia non ce la possiamo mettere. Sì. Allora, che cosa ci serve lo smagliacatene? Ci serve per togliere questa maglia qua femmina e farla diventare un maschio. Perché dietro la maglia femmina ci sta il maschio. Ok. No, quello, togliamo la maglia spezzata. Ok. In questo caso quindi una femmina. Ok. E abbiamo due capi maschi. Ok. Con i capi maschi prendiamo la falsa maglia di giunzione, l'abbiamo fatto vedere prima. Non è, sono altro che due mezze maglie. Ok. Con una finestrella che si aggancia. Oh. Se ci riesco. Tiriamo e si è in automatico, ok, si aggancia. Oh, per fare questo dobbiamo portare questo che abbiamo fatto vedere prima, la falsa maglia che era quindi lo smalto, non me la ritrovo più, eccola qua. Ogni falsa maglia ha le sue velocità, eccola qua. C'è quella a 9 velocità, a 7, a 8 velocità, a 10, a 11. Okay. Poi in base, quindi, al tipo, in base al tipo di cambio, che abbiamo, dobbiamo comprare una falsa maglia dedita. Questa è la falsa maglia che dobbiamo portare appresso e che ci permette di fare manualmente l'operazione che ha fatto Fabrizio all'ultimo. Quindi si sostituisce la maglia rotta e si mette questa. Ok? Ricordarsi sempre in due capi maschi. Ecco qua. Rimettiamo, tacca, la nostra falsa maglia. Ok. L'agganciamo, ecco, e allora la nostra bici torna funzionante. Ok. Ok, adesso facciamo vedere per avere una posizione ottimale sulla sella, ok? E quindi che significa avere una posizione ottimale? Cioè, significa avere una pedalata più corretta possibile. Esatto, allora, senza che mi vada a far male, cioè non devo né stendere la gamba perché mi potrei strappare. Sì. Ok. E non devo neanche, ok, quindi praticamente lasciarla troppo. Io che cosa è che devo tenere in considerazione, Fabrizio? Di tenere in considerazione che quando tu pedali la parte più dove la gamba è distesa, sì, deve essere leggermente flessa. Quindi deve essere questo angolo qui, deve essere 150 gradi, 160 gradi, una cosa del genere. Ci muoiono anche sto pezzo. Ti faccio, ti reggo io. Grazie. Dai, ti reggo io. Quindi, allora, non dobbiamo né stirare la gamba, sì, perché ci potremmo straspare. Reggi qua perché mi sa che ho messo male la videocamera. Sì, prego, ti facciamo la. Allora. Così, te faccio. Va bene. Allora, te leggo io, vai. Ok, spieghiamo bene come deve essere la posizione della gamba. Allora, la posizione della gamba, non dobbiamo, quando arriviamo a questo punto qui, che è il punto dove stendiamo di più tutta la gamba, sì, non deve essere stirata. Certo. Perché ci andiamo a far male, ci strappiamo, ci stendiamo i legamenti. Ok. Per cui deve essere leggermente flessa. Sì. Leggermente flessa, quindi un angolo di 150-160 gradi, non di più. Ok, perfetto. Mentre invece il piede al martello, dobbiamo tenere il piede al martello. Piede al martello, quindi giù, quindi bella. Appoggiamo al martello e poi, ok, leggermente flessa. Ok, questo è in modo che io in base a questo regolo l'altezza della sella. Sì. Mentre invece mi dicevi che per quello che riguarda la posizione che abbiamo delle braccia, sì, tra manubrio, quello lì è una cosa che va regolata tra manubrio. Più dritto, ti faccio vedere. Sì. Okay. Okay. Allora, per quanto riguarda la posizione invece delle braccia, sì, non dobbiamo avere né le braccia tese, perché ogni buca che prenderemo, sennò ci fa arrivare i gomiti. Spegniamo, aspetta la radio, che non vedo. Sì. Allora. Ecco qua, mi tengo qua. Mi passa lì. Ok. Allora. Ripetiamo perché sennò non si capisce bene. Ok, allora, via. Allora, stavamo praticamente qui.
Ok, allora dobbiamo spiegare allora la posizione delle gambe, l'abbiamo detto, rifacciamo a rivedere. Sì, la posizione delle gambe, piede a martello, punto più basso dell'estensione, gamba leggermente flessa. Sì. Non stirarla perché poi non spingiamone bene e ci andiamo a far male. Esatto, va bene. Invece non lasciamo neanche troppo legata, sennò la sfruttiamo poco, diciamo. Va bene. Quadricipite non spinge bene quanto dovrebbe. Poi la posizione invece delle braccia, non dobbiamo avere né stare troppo avanti perché non va bene, e né con le braccia troppo tirate, cioè deve essere un giusto, con le braccia leggermente flesse. Allora, quando prendiamo una buca, qualsiasi cosa, noi... Questa è una cosa che regolo praticamente con la posizione, sia... Sì, ci deve essere il giusto telaio, la giusta lunghezza del telaio, e poi se ancora non arrivo, perché le misure oggi sono S, M, L, XL, le taglie, no, ad aiutare con gli attacchi più lunghi, più sul manubrio o anche con la posizione della sella, più avanti o più indietro, più posizione più avanzata o più arretrata. Esatto. O con la posizione della sella ci dobbiamo aiutare con un filo a piombo, con una livella, perché il piombo deve cadere perpendicolarmente sull'asse del pedale, del metatarso. Ok. O anche con una livella lunga, sempre in bulla deve stare il ginocchio. Ok. Benissimo, va bene. Possiamo infarinata generale. Poi. Allora, un'altra cosa importante da dire, sia sulla ruota posteriore che sulla ruota anteriore, ci potrebbero essere, come si chiamano questi perni? Perni passanti. Dei perni passanti, cioè... La differenza del quick release, che io sgancio qua. Esatto, io sgancio e tolgo. Tiro giù la ruota. Come in questo caso, ok. Come abbiamo visto prima, esatto. Svito questo perno, esce fuori tutto insieme il perno che è così lungo, sia davanti che dietro. Quindi per togliere la ruota si sfila proprio il perno, che è l'asse su cui ruota praticamente gira la ruota. E questo lo troviamo sia sulla ruota anteriore che sulla ruota, posteriore che sulla ruota anteriore. Ok, per quello mi dicevi invece sui freni. Sui freni, la cosa importante, se togliamo la ruota, capita che pinziamo sulla leva. Ok, per cui fuoriescono le pasticche del freno, il disco dentro non ci rientra. Ok, quindi che cosa bisogna? Non rientra qua dentro perché siccome sono idraulici, quando io tiro giù la ruota mi capita di pinzare, escono fuori le pasticche e non rientra più. Allora dobbiamo con un cacciavite rimandarle dentro. Quindi facciamo evitando di rovinare le pasticche, può essere pure con un legnetto, con qualcosa. Sì. Allora ecco, guarda, vediamo se qui riesce a farlo vedere. Rimando dentro i pompanti, facendo così. Magari sotto la pasticca agisco direttamente sul pompante, così non graffio la pasticca. Sì. Rimando dentro i pompanti, li riapro. Okay. Stesso giochino che abbiamo fatto prima. Sì. Sempre sull'ultimo rapporto. Sì. Vedo che entra il disco fra le pasticche. E vado a spingere dentro. Blocco tutto. Eppure qua il gioco. Ok. Ripompo il freno perché ho mandato dentro le pasticche. Facendo così. Pompo il freno. E via. E il gioco è fatto. Quindi praticamente... allora. Noi abbiamo tolto la ruota. Accidentalmente abbiamo frenato. Abbiamo fatto uscire i pompanti delle pasticche. Quindi per... far rientrare la ruota dobbiamo reinserire le rimandare dentro i pompanti e l'abbiamo fatto con un cacciavite semplice e stavi dicendo e... però non agendo sulle pasticche sotto la pasticca c'è il pompantino facendo una pressione sotto la pasticca lo rimandiamo dentro perché col cacciavite potremmo graffiare le pasticche. Esatto. Sono un piano perfetto, diciamo, agisce sul disco, un piano perfetto che agisce sul disco. Quindi il pompantino che dici te, quale sarebbe? Guarda, si vede più qui se ci riesci qui dall'alto. Sì. Vedi, sta all'interno della pasticca. Okay. Quello è il pompantino. Che sarebbe quello di colore, per intenderci? È quella di colore... Questo qui, te lo faccio vedere bene con cacciavini. Ok. Ecco qua, vedi? Io facendo questa pressione quello lì. Lo mandiamo dentro lì. Ok. E poi pompando. Ok, quindi tu prendi il cacciavite e fai vedere dove l'hai messo. Con la ruota smontata si fa meglio, però si mette qua tra la pasticca e il. La pasticca. Sempre con la ruota smontata, logicamente. Sì, ok. Fai una pressione così e lo mandi. Ok, comunque, occhio quindi a quando facciamo queste
con i freni a disco, perché abbiamo questa problematica che si potrebbe creare. Va bene, stessa cosa chiaramente è sul freno davanti, evitando di frenare. Vai. Allora, questo qua che vediamo verde è il forcellino portacambio, sì, che è fatto apposta perché se noi cadiamo, se un ramo ci si mette in mezzo, sì, non si rompe il telaio, ma si rompe questo forcellino d'alluminio. Allora, okay, se ci succede per strada, rimaniamo col cambio a penzoloni, sì, o ci prepariamo prima, ci portiamo anche un forcellino di ricambio. Eccolo. E ogni bici c'ha il suo, per cui quindi uno. Vai alla tua casa e te ne fai. Te ne compri uno. Uno. Se c'hai la Cube, lo compri la Cube, se c'hai la Bianchi, lo compri della Bianchi. Lo sostituisci al volo, oppure la cosa più semplice da fare per tornare a casa è smonti, finisci da smontare il cambio, sì, togli il filo e ti metti il cambio in tasca, sì, levi la falsamaglia, sì, e ti fai la catena diretta. Ok, ti fai la catena diretta e quindi procedi con quello del rapporto. Dopo non avrai più marce, perché sì, logicamente. Chiaramente nel farti la catena diretta ti scegli pure il tipo di rapporto. Ti scegli il tipo di rapporto, di rapporto, sì, e procedi con quel rapporto, esatto, lì. Okay. Riagganci la catena con la falsa maglia e te ne torni a casa, però. Non rimani. Quindi ipotesi lo metti su un medio. Esatto, perché intervento o ci si rompe, cadiamo, oppure un ramo, sì, ci spezza il forcellino, cioè abbiamo il cambio a penzoloni, o lo cambiamo sul posto, ce, sì, ne portiamo uno di scorta, oppure è facilissimo, con una brugoletta si toglie tutto, sì, oppure se sganciamo il filo, ci mettiamo il cambio in tasca, sì, togliamo la falsa maglia, facciamo la catena, ecco, sì, diretta, sì, senza marce, una, sì, single speed diventerebbe, sì, esatto, e ci togliamo a casa così. Oh, cosa importante, quello che stava dicendo lui, dice come faccio a smontare una cosa? Chiaramente bisogna avere negli attrezzi che uno si porta, c'è un kit molto semplice che praticamente ci permette di avere, sì, tutte le brugolette, i cacciaviti in un'unica, addirittura multiattrezzo, cioè è un multiattrezzo che c'è pure anche lo smaglia catena, se non mi ricordo male. Sì, c'è tutto, smaglia catena, brugole, un cacciavitino, esatto, cose così. Esatto. Va bene. Ok, questo è importante, eh? Quindi il forcellino è questa parte qui, questo pezzettino qui. Ok, e occhio, perché è una cosa che può succedere, perché magari becco un ramo che mi porta via completamente tutta la parte, oppure cado dalla parte del cambio, oppure cado, fatto apposta, esatto, appunto, per è delicato, è fatto apposta per un consiglio anche per, visto questi sono i pedali ad aggancio, sì, un consiglio anche per non cadere e farsi male, rimanere con il piede attaccato alla cosa. Allora, il pedale deve essere sempre ben lubrificato, cioè qui sulle molle ci ho messo sempre un po' d'olio, sì, perché si sgancia meglio. Io lo metterei anche sulle tacchette, su sì, questa base qua, sì. Se no sono durissimi, rischiamo da cadere e rimanere agganciati. Certo, diciamo, certo. Non capiamo, il piede si deve sganciare per rimanere, certo, aggrappati alla bici, se no. Certo, certo. Possiamo finire sotto tamburone insieme, quindi, alla bici, invece sganciarsi, allora, giusto la bici. Il piede per sganciare com'è? Lo devo portare sull'esterno? Si sgancia lateralmente. Questi sono pedali sganciati, sono fatti quindi apposta il per piede tirare. Quando noi arriviamo a questa parte qui, noi tiriamo. Perché se noi tiriamo non si sgancerà mai. Esatto, invece se andiamo, se col piede facciamo questo gioco qui, esatto, tac, in automatico si sgancia. Quindi succede qua a bici, magari siamo col fango, con la ruggine, con l'acqua, se fa dell'ossido non si sgancia bene. Allora lubrifichiamo il tutto. Sempre, lubrifichiamo sempre. Pedali, anche un po' d'olio sulla tacchetta, sullo scarpino. Ok, ok, quindi per questo è per evitare che rimaniamo con il piede agganciato e cadiamo. Ok, questo... quando cadiamo si deve sganciare il piede, se no uno si fa male al ginocchio, si può far male. Sì. Questo chiaramente nei pedali, gli altri pedali invece, quelli che comunque permettono comunque una buona presa, ovviamente non sono performanti come questo, però che permettono, come si chiamano quelli che con i dentoni? Insomma. I pedali flat, questo problema non c'è, perché per piede chiaramente fa solamente presa sul pedale che ha molti punti di appoggio, di aggancio con la scarpa che uno ha, una scarpa, può essere una scarpa da ginnastica, una scarpa. Beh, io consiglio sempre lo scarpino, anche se uno non ha, o con i pedali da sganciolo rapido o con i pedali normali, è sempre. Ce l'hai lo scarpino qui da far vedere? Sì. Lo facciamo vedere, dai. Avere uno scarpino, uno per scarpino pedalare, perché lo scarpino c'ha la suola rigida. Eccola lui, qua, noi vediamo. Ecco qua. C'ha la suola molto rigida. Ok, questo è lo scarpino. Sì. Si isola dal pedale. Sì. Se invece con una scarpa da ginnastica che è morbida, dopo un po' ci dà fastidio sotto alla pianta del piede. Ok, perfetto. Potremmo pure andare incontro a tendinite, capito? Eccolo qua. Su questo, con la scarpa rigida, queste che vedete qui sono i punti dove viene poi attaccato. Montata la placchetta per l'attacco. Però le posso usare anche con un pedale normale.
L'importante okay. è comunque avendo noi con la tua rigida della quindi io posso stare anche con, ma è chiaramente tu con, anche che io ho le placchette? Le placchette? Sì, sì. Se c'è la placchetta montata, sì, ci può andare sì. anche con pedali normali. Con un pedale normale. E tranquillamente, comunque, dice lo scarpino. Importantissimo, dice, è importante. Sì, importantissimo. È importante. Perché ti isola dal pedale, avendo questa suola così rigida. Ok. La pianta del piede non c'ha contatto col pedale. Ok. Qui non andiamo incontro a talloniti, a tendiniti, cose del genere. Ok, va bene. Importantissima la scarpetta rigida. Scarpetta da, giustamente da mettere. Ok, va bene. Mm.